Beh, diciamo che in questi giorni, nei giorni che sono passati da poco, ci siamo ricordati tutti, non soltanto ovviamente il sottoscritto in qualità di rappresentante del municipio Levante, ci siamo ricordati di quelle che erano le parole di Gianluca Vialli quando viveva qua vicino, proprio lì dietro a Villa Maria, apriva, diceva io apro le finestre e vedo quello scoglio, vedo quel molo, quasi come un'ondata di positività. Ricordando le parole di Gianluca Vialli, ho pensato e abbiamo pensato, d'accordo con i consiglieri del Municipio Levante, quale idea migliore di intitolare direttamente questo molo, questa parte di molo a Gianluca Vialli, una persona che ha dato lustro a questa città, in particolar modo al territorio di Levante di questa città, perché tanti sono gli episodi anche simpatici che ricordiamo di Gianluca Vialli tra le vie di Quinto, tra le vie di Nervi. Vedere la bella stagione e pensare a intitolare addirittura questo molo a Gianluca Vialli, beh, da genovese, da abitante del municipio di Levante, è un orgoglio che non riesco a spiegarvi, ecco. È stata un'esplosione di emozioni, un'esplosione di ricordi, l'abbraccio a Wembley alla fine della finale dell'Europeo, i ricordi di quanto avveniva in campo negli anni 90 e 91, quindi io è veramente difficile da spiegare quale significato possa avere per un genovese vedere le immagini finali della bella stagione. L'iter autorizzativo per arrivare appunto all'approvazione di questa proposta è un iter molto particolare perché riguarda appunto una persona che è deceduta da ovviamente meno di 10 anni. Passerà qualche settimana, probabilmente all'incirca un mese e mezzo o due, e ovviamente avremo delle notizie al riguardo per sapere se è stata approvata. Ciò che andrà a valutare il prefetto e la commissione toponomastica è ovviamente se si tratta di una persona che ha avuto un valore, un significato di spicco per la città e per in questo caso anche il municipio Levante, e direi a mio modestissimo avviso che la valutazione è scontata parlando di Gianluca Vialli.